beni siti del patrimonio sommerso e l'archeologia subacquea alla sfida della valorizzazione. Grazie per questa bella occasione. Io ringrazio il Musa per la bella ospitalità, la bella accoglienza, la bella iniziativa. E li porto sott'acqua, li porto in un mondo altro, molto, molto affascinante, che però è un mondo lontano, remoto, un po' appunto nascosto e indistinto. Di un patrimonio che appunto non è così vicino. E allora vi segnalo semplicemente che ho mantenuto, diciamo, alcune immagini, alcune didascalie, alcune slide con un brevissimo testo in inglese, perché sono lieta di avere nel pubblico anche dei ragazzi dell'Erasmus che ovviamente, essendo qui da poco tempo, comprendono meglio l'inglese, ma tanto c'è una chiacchierata, per cui ovviamente c'è il mio commento. Allora, archeologia subacquea, o meglio, archeologia dei paesaggi d'acqua, come amo chiamarla, quindi per l'archeologia dei paesaggi d'acqua, che non sono soltanto i paesaggi costieri, i paesaggi marittimi, i paesaggi fluviali, i paesaggi lacustri, i paesaggi lagunari, no? Dove c'è acqua, c'è comunque un paesaggio estremamente camaleontico, perché il paesaggio che cos'è se non l'esito dell'interazione, delle mutue, no? Relazioni tra uomo, tra gruppi umani insediati all'ambiente, no? E questi paesaggi d'acqua sono anche più forse camaleontici, quelli che più cambiano proprio per effetto di queste, no, insistenti dinamiche, di queste continue sollecitazioni dei due elementi, mare e terra, acqua e terra. Allora, noi abbiamo, diciamo che rispetto al patrimonio sommerso, sicuramente la prima opzione è la conservazione e la valorizzazione in situ. Cioè ormai, e ce lo dice un importante riferimento che è la Convenzione del 2001 sulla protezione del patrimonio sommerso, il tentativo è quello di lasciare questo patrimonio laddove si è ormai fuso con l'ambiente, creando un paesaggio nuovo, appunto, senza quindi ingerire questa nuova configurazione, in questo assetto, senza recuperare. Talvolta il recupero, come voi sapete, porta anche a, diciamo, a fatti che anche a degrado del bene, perché il bene poi viene sì recuperato, ma dimenticato in un deposito, in un cortile, senza un'opportuna, no, comunicazione e valorizzazione. Quindi il primo riferimento per noi è sicuramente la Convenzione sul patrimonio, sulla protezione del patrimonio sommerso, ma adesso c'è un altro importantissimo riferimento, che è la Convenzione di Faro del 2005. E gli obiettivi sono appunto questi: creare, costruire una comunità di archeologia, costruire consapevolezza, il bene culturale, il patrimonio culturale come bene comune, ma anche risorse economiche. Un'archeologia che sia archeologia per il territorio, un'archeologia per l'ambiente, quella che chiamiamo adesso archeologia pubblica, archeologia sociale, e poi ricerca, conservazione, protezione, gestione e valorizzazione, scusate di cui mi è scappato un refuso, come anelli di una stessa catena. E in effetti la premessa è importante, come vi dicevo già nella Convenzione UNESCO del 2001.
la regola, diciamo, la regola 1 dell'allegato alla convenzione dice che appunto la conservazione in situ è la prima, opzione, diciamo, la scelta da fare, da perseguire. Tra l'altro, nella regola 7 c'è un'aggiunta, cioè che l'accesso, no, l'accessibilità pubblica al sito sommerso, al patrimonio sommerso, deve essere promossa, tranne quando è evidentemente incompatibile con la protezione e la gestione. Quindi, come dire, c'è un preciso orientamento alla accessibilità ampliata di questo patrimonio, un patrimonio che deve essere toccato, fruito da vicino, anche perché l'accessibilità pubblica significa non soltanto appunto un valore intrinseco proprio per la conoscenza che porta, ma anche perché ovviamente contribuisce alla consapevolezza, ma anche a un migliore grado di protezione. Più si conosce un bene, più quel bene è tutelato. Più è patrimonio comune, più quel bene è tutelato. Ovviamente, certo, c'è ci sono rischi e opportunità che comporta questa accessibilità ampliata e la scelta appunto della musealizzazione in situ, ma anche qui la partecipazione, il coinvolgimento degli attori, di quelli che oggi chiamiamo solitamente stakeholder, di quelli che hanno interesse, che sono comunque coinvolti, penso ai dive center, ai centri bellici, ai concessionari di nidi, alle comunità tutte, e tutto questo non può che portare, secondo me, un ampliamento della conoscenza, un ampliamento della tutela, della conservazione attiva, proattiva, non gelosa, proprietaria, colistica, patrimonialistica, ma una conservazione che sia anche ricaduta sul territorio. Quindi costruire, abbiamo un codice UNESCO, non scendiamo nei particolari, per l'inversione su siti sommersi, quindi si sta contribuendo in tutti i modi, questo UNESCO è molto attivo, a creare una conservazione alta, una attenzione partecipata e diversa, quello che si chiama anche engagement, no? Cioè proprio il coinvolgimento, l'ingaggio della comunità nella tutela proattiva del proprio patrimonio. Anche perché adesso noi abbiamo un passo in avanti forte, forse un approccio, direi, nei confronti del patrimonio culturale veramente rivoluzionario, segnato da questo grande atto che la convenzione fa, una convenzione che stenta in me, mentre la convenzione la protezione del patrimonio sommerso è diventata legge retrospettivamente nel 2009, la legge 157 del 2009, la convenzione di Faro purtroppo questo iter è talmente tormentato perché è caduta la legislatura prima e poi si fatica a metterlo, no, in calendario per le varie commissioni, l'ultima commissione risale a gennaio di quest'anno, quindi benché ratificata nel 2005 ancora stenta a entrare, si è fatta propria dal nostro ordinamento giuridico, ma dice una cosa veramente rivoluzionaria, cioè che il patrimonio culturale non ha soltanto un valore in sé, ma anche un valore in uso. Che significa questo? Che passiamo dal diritto del patrimonio culturale a essere giustamente tutelato e protetto, ma al diritto di ciascuno, del singolo, così come della comunità, di trarre beneficio dal patrimonio, un beneficio anche economico, e non in maniera, voglio dire, distruttiva, lesiva nei confronti del patrimonio, no? Perché il patrimonio, come diceva qualcuno, come dicono appunto anche i codici UNESCO, i regolamenti UNESCO, non ci fa più felici, ma sicuramente ci fa migliori. E quindi sentirlo proprio è sicuramente un enorme passo in avanti in termini di miglioramento di qualità della vita, di coesione sociale, di consapevolezza e anche di benessere e sviluppo economico. E quindi, allora, diciamo che proprio perché il sito archeologico è una perfetta commistione tra natura e cultura, l'obiettivo è quello di realizzare, laddove possibile, laddove non si mettano
in discussione principi di integrità, di, chiaramente di rispetto del sito stesso, di realizzare appunto degli ecomusei, dei musei diffusi, ma chiamiamoli proprio ecomusei, cioè parchi archeologici subacquei anche, in cui è veramente il paesaggio d'acqua a diventare museo, come sistema in cui beni, oggetti sono in connessione, e proprio per questo, no? è il sistema che li rende comprensibili, fanno parte di un sistema e come tali sono intellegibili, comprensibili, si illuminano a vicenda. Quindi un museo diffuso dove il patrimonio sommerso è conservato nell'ambiente di cui è ormai parte integrante. E allora, noi abbiamo tutta una serie di riferimenti, l'abbiamo detto in questo, sia addirittura nel codice urbano, no? Il codice urbano che ovviamente nella nostra legge quadro del 2004, ma poi ancora nella legge del 91 sulle aree protette e infine nella convenzione di Faro, dove si come dire, punta alla conservazione in situ. Oltre al fatto che la conservazione e la socializzazione in situ e la valorizzazione del patrimonio sommerso stimolano, incentivano il turismo subacqueo con un turismo ad altissima redditività, perché combina in un insieme virtuoso il tempo libero, lo sport, la cultura, l'ecologia, perché è molto sostenibile, con un impatto, praticamente un impatto ambientale molto basso, se non addirittura nullo, e un turismo programmabile, quindi diciamo distagionalizzato per certi versi, cui si possono anche promuovere dei flussi o comunque si possono orientare, si può orientare e indirizzare l'intensità dei flussi turistici. Ovviamente ha bisogno di un sistema locale integrato, diversificato, cioè ovviamente gli attori locali devono essere connessi proprio per un'offerta di questo tipo. Certamente è da privilegiare in quelle aree per il loro status giuridico sono protette, parlo delle aree protette, parlo dei parchi archeologici, dei parchi naturali costieri, la Puglia ne ha molti, per esempio l'Adriatico ne ha molti, certamente necessita, ma questo crea un processo, un circolo virtuoso, di politiche di protezione, ma anche di attrazione per il territorio, con ecco, questi brand ovviamente di tipo ambientale, no? Il tema del patrimonio sommerso è indissolubilmente legato al tema della cura, del rispetto, della sostenibilità per l'ambiente. No? È impossibile sceglierlo. Ed è però altamente redditizio, Quindi, d'altro canto, però, è un turismo, che turismo archeologico, certamente un turismo che ha dei limiti, perché effettivamente è un turismo costoso che implica costi elevati per coloro che lo praticano, tanto che si parla di gentrification, cioè di aristocratizzazione in qualche modo, no? Di limitazione, perché in qualche modo sembra possibile, permesso, insomma, fattibile solo per chi se lo può permettere. Ma forse, allora la domanda da porsi è, in un'ottica di archeologia pubblica, di patrimonio per il comune, il turismo archeologico subacqueo è un turismo per tutti, la valorizzazione in acqua è possibile e soprattutto il patrimonio sommerso è un patrimonio, è un'eredità per tutti? Io provo a rispondervi con alcuni casi studio all'estero in Italia. Certamente la prepista, una delle nazioni prepiste in Europa è stata la Croazia, che con le sue migliaia di miglia di costa, evidentemente una costa frastagliata, ricchissima di sole, di ridossi, di anfratti, di vizi,
per la navigazione, la navigazione in Adriatico batteva soprattutto la costa orientale, soprattutto a risalire, nonostante a volte venti contrari, penso alla Bora, nel Quarnero, nel Ministri, eccetera, però certamente è una costa che si è prestata moltissimo, lo dice l'infinito, veramente l'altissimo numero di giacimenti subacquei che punteggiano queste coste. Bene, in Croazia ben 8 siti, 8 giacimenti, reti di navi, di imbarcazioni di età romana, età moderna, anche in guerra, sono stati musealizzati in sito, cioè sono sul fondale, sono dei parchi archeologici subacquei. Sono stati protetti nella maggior parte dei casi, non tutti, da queste gabbie nucleari, tra l'altro alcune di queste sono state già susseguite nel passare degli anni, e che permettono ovviamente la, insomma, diciamo, la protezione del sito, ma anche per esempio la possibilità per il subacqueo di potersi appoggiare e di osservare con attenzione e con cura, diciamo, il giacimento, tutte le peculiarità di questi giacimenti che sono per lo più campi da per quanto riguarda i giacimenti antichi, quindi diciamo carichi di anfore che proteggono, proprio perché concrezionati con una sorta di sigillo, proteggono con un guscio quasi calcareo il legno sottostante, che quindi così si presenta. Ovviamente la custodia è affidata, c'è cioè una pratica di convenzione, finalmente dai center, ai centri di immersione locali, che appunto portando i gruppi a visitare il sito, però si impegnano anche, ovviamente traendo da questo con un deciso sostentamento economico, si impegnano anche a curarlo e quindi per esempio a effettuare manutenzione di pulizia, anche perché i fortelli, diciamo, dei pannelli di quelle gabbie sono mobili e quindi si possono ovviamente si può entrare all'interno. E vedete, sono parecchie, tra l'altro questi siti sono visitabili, sono fruibili, sì, ma sì, con ovviamente guide subacquee appositamente formate. Sì. E, per esempio nell'isola di Rab, nella Dalmazia Settentrionale, Dalmazia Settentrionale, vedete questa è un po' la tipologia, questa è l'isola di Pavia, insomma un sito anche molto interessante, lo splo all'interno di un parco marino, no? Di un'area marina, una grande area marina protetta, lo splendido giacimento, il grandissimo relitto di anfore cretesi, pensate che questo era veramente era un enorme carico di vino cretese che è naufragato qui tra il secondo e il terzo secolo d.C., che è stato coperto da una gabbia, un'enorme gabbia recentemente sostituita. Ecco, questi sono un pochino poi i numeri, quindi vedete anche in un anno che cifre considerevoli, considerato che appunto è un turismo che ha le limitazioni che abbiamo detto, che ha le limitazioni anche di natura proprio fisica, nel senso che comunque chi va sott'acqua, tra l'altro ci sono anche siti a una certa profondità, deve avere tutta una formazione, deve avere tutta una appunto acquaticità particolare. Ma nonostante questo, come vedete, i numeri sono molto interessanti, anche perché è un turismo che crea un prodotto enorme, considerate il gruppo di subacquei. La prima foto sembra un giardino proprio. Prima, ovviamente, frequenta ristoranti, si trattiene, proprio perché ha questa, diciamo, è un evidente orientamento ambientalista per quanto riguarda le altre zone, ha un evidente orientamento culturale, ovviamente visiterà i musei della zona, quindi come vedete è una, diciamo, supera anche la giornata unica, no? Diciamo lo short staying, il turismo breve, che per altri versi, ecco, il mondo è fuggire, è molto penalizzante. Certamente il Mediterraneo è costellato da questo tipo di buone pratiche, io ricordo lo splendido parco archeologico di Cesarea Marittima, il grande porto di Erode, che è veramente un insigne esempio, lo vedete qui, un insigne esempio appunto di bacino circondato da moli possenti anche fino a 7, che si devono affondare fino a 7 metri, realizzati con
la tecnica del cimentizio idraulico, quindi con casseforme fatte affondare in sito, riempite di quella pozzolana pregressa, pensate, pozzolana che veniva importata dalla costa campana fino nella lontana costa israeliana. E poi, ma devo dire che anche l'Italia sta, come dire, faticosamente recuperando un po' di ritardo su questo, anche perché considerate che purtroppo la nostra costa così violentata, violata da speculazioni di inizio, da positivismo, da diciamo, mari diffusi, ma anche i nostri fondali con la pesca dissennata, pesca strascico, penso all'Alta Adriatico, no? Ovviamente hanno diciamo, tutta una serie di degradi, di cattive pratiche che hanno fortemente compromesso il patrimonio costiero e sommerso della nostra penisola. Di contro, devo dire, ci sono alcuni esempi veramente virtuosi, in particolare in Campania e in Sicilia, di appunto valorizzazione in situ, di insomma, accessibilità, comunicazione, apertura di questi siti, di cui volevo appunto mostrare qualche immagine. Quindi sentieri subacquei, musei subacquei diffusi, in particolare il caso eclatante è quello del Golfo di Pozzuoli, quindi diciamo l'ampio tratto, ma anche in parte Napoli, Bacoli e Napoli, Pozzuoli della Gaiola e Pozzuoli, quindi Pozzuoli della Gaiola e Pozzuoli. Vedete qui gli splendidi, pensate, Baia è praticamente perfetto della figlia vulcanica, del bradisismo, no? Del fiorentino moto, ascendente e discendente, ha una fascia, nel settore, nel comparto della Baia di Pozzuoli, abbiamo una fascia larga in media 500 metri che raggiunge la che era l'età romana fino al IV-IV secolo d.C. totalmente emersa, che invece oggi raggiunge anche 7 metri di profondità, quindi una fascia popolata, intensamente popolata, perché questo era uno di quei sistemi portuali più importanti della penisola e per l'approvvigionamento di Roma stessa, precedenti grandi porti di Roma, no? Di Ostia, di Claudio, di Traiano, quindi che continueranno anche affiancando i porti di Claudio e Traiano ancora molti secoli. Quindi immaginate una vitalità, una frequentazione, una densità di palazzi imperiali, perché tra l'altro Baia era praticamente la Roma estiva, quindi no, tutta la corte imperiale a seguito dell'imperatore si trasferiva sulle coste campane per certi periodi dell'anno. Ecco, immaginate quindi palazzi, terme, linfei, ma anche quartieri urbani, anche quartieri produttivi, impianti produttivi, teschiere, tutto un tessuto urbano, oltre che i sistemi portuali integrati, come il fantastico Portus Iulius, no? Il grande porto di Agrippa, creato proprio all'inizio del secolo, scusate, sono andata, vabbè, va bene anche così. Oggi fruibili attraverso appunto questa offerta turistica che è avuta anche da Incenter che lavorano nel parco archeologico di Baia. Vedete gli splendidi mosaici, ci sono quelli della villa di Bisogno, ci sono quelli delle altre strutture, il domo suburbano dell'area, il ninfeo di Ponte Epitaffio. Ecco, soltanto per darvi immagini, no, di questo. E da tempo volevo programmare una visita guidata dagli studenti salentini ai fondali di Baia, vediamo se di farcela per il prossimo anno. E poi anche vicino, sempre nell'area dei Campi Flegrei, no, dove questa attività vulcanica ha praticamente trasformato in maniera radicale il paesaggio, perché sono scomparsi dei laghi, sono apparsi delle alture, dei monti, dei nuovo, l'eruzione del Cinquecento, insomma,
tutta una serie di modifiche importanti. Ecco, l'altro parco, l'altra area, in questo caso era un'area marina protetta, è alla Gaiola, ai piedi della collina di Posillipo, con l'anno che sorgeva la splendida villa di Poglione, che poi diventerà possibilmente imperiale sotto la morte di Publio Regio Poglione, possibilmente imperiale con Ottaviano, con Augusto. Il paesaggio è veramente suggestivo, un fascino veramente incredibile, e anche qui sì, appunto c'è questa offerta per cui l'area marina protetta cura tutta una serie di itinerari subacquei, snorkeling e con aria, con autorespiratore d'aria, con le bombole, quindi diciamo non bisogna essere, basta essere insomma mediamente apneisti, basta saper, ecco, andare sott'acqua, sapersi immergere, diciamo, per frequentarli, anche perché sono profondità molto basse. Vedete? Queste sono immagini aeree, questi sono percorsi subacquei, dei canali, delle vasche, ancora visibili secondari. Altro esempio, devo dire, molto virtuoso, ma non è un caso, è la Sicilia. La Sicilia, che è l'unica regione, proprio perché è stato una regione autonoma, una regione speciale, che ha una soprintendenza del mare, tra l'altro al soprintendente del mare Sebastiano Busa va il nostro pensiero, che purtroppo è scomparso nel proprio incidente aereo, che è stato un po' fatto, almeno Sebastiano Busa era assessore della cultura, ma è stato colui che ha voluto, ha creato la soprintendenza del mare in Sicilia, e per anni è stato anche il rettore, in qualche modo, il direttore. Ecco, vedete, la Sicilia ha istituito 21 percorsi subacquei, sentieri blu, itinerari subacquei, che coniugano natura e cultura in maniera veramente eccellente, quasi con estrema suggestione. Come vedete, io ho portato, vi presento questi campi di isole di Pantelleria, Cagliadir e di isola Linguistica, che sono forse quelli più famosi, perché l'archeologia tutta continua a farne una meta per i suoi. Però anche l'Adriatico sta tentando questi percorsi, e tutto sommato anche lui sia del Salento, sta facendo la sua parte. Io vi presento qui proprio la carta delle aree marine protette, dei parchi naturali, costieri dell'Adriatico, perché è una rete importante, si chiama Adria Pagina, con cui noi siamo molto in contatto, con cui c'è una intensa collaborazione, in particolare, ma non solo, con le aree marine protette della Puglia, penso in particolare a Torre Guaceto e Porto Cesareo, ma anche il parco naturale regionale di Porto Selvaggio con il capitano, San Teatro, di ricerche condotte proprio dal nostro dipartimento. Quindi diciamo che ecco, l'Adriatico è quinta ricorrente di queste attività, noi in realtà anche l'Alto Adriatico, perché in collaborazione con l'Università di Trieste abbiamo coordinato un progetto che si chiama appunto Alto Adriatico, un progetto di Interreg Italia-Slovenia, che ha preso in esame tutta la fascia costiera della provincia di Trieste e della Slovenia, considerate che la Slovenia è già piccola, un affaccio piccolo, 45 km è la lunghezza della costa della provincia triestina, 45 km è la lunghezza di Slovenia, quindi tra l'altro sulla costa slovena si addensano una serie di interessi molto importanti, non siamo noi soltanto a certificare le coste, anche i nostri vicini hanno ben pensato di farlo. È una costa molto interessante, anch'essa molto popolata, vedete ci sono approdi, anche qui ville marittime, collegate ovviamente allo sfruttamento e delle risorse agricole, ma soprattutto delle risorse marittime. Un altro, e anche qui abbiamo diciamo ideato una serie di percorsi subacquei che per esempio nell'area marina protetta di Miramare, un'area storica, sono anche battuti da sotto la guida degli operatori WWF dai bambini, insomma, dai bambini che seguono i corsi di Sea-Watching del WWF. Anche qui abbiamo anche murali sommersi, approdi.
un altro scenario di ricerche mirate alla valorizzazione e alla fruizione in situ, quindi attraverso sentieri e percorsi subacquei, un altro scenario è stata la laguna, in particolare la laguna di Marano, con un altro progetto, il progetto Storia del Mare. E certamente fruire un paesaggio d'acqua come quello lagunare è particolarmente difficile, come voi forse la conosce, la laguna ha la sua suggestione malinconia veramente intensa, però è anche un posto dove l'escursione mareale è fortissima e porta veramente a condizioni di, diciamo, permanenza e visibilità assolutamente diverse, quindi l'alta e la bassa marea cambiano veramente, no, con l'arrivo, con l'ingresso dell'acqua canale, l'approccio con le evidenze sommerse, che talvolta appunto non sarebbero altrimenti visibili. Quindi ci sono sicuramente difficoltà fisiche molto, molto maggiori, ma anche in questi casi a bassissima profondità si possono toccare con mano ambienti, edifici, insediamenti, resti di impianti che potrebbero ben essere inseriti. Noi lo abbiamo proposto in parte faticosamente, ma insomma qualcosa è partito, l'abbiamo previsto proprio in questo comparto, in questo comprensorio, che peraltro ha avuto anche altri mezzi e altre forme di valorizzazione, con mostre, la mostra alle porte del mare, pubblicazioni e ovviamente tutto quello che è ricostruzione, scenari e quant'altro. E poi c'è la Puglia meridionale, che direi che è veramente forse un paesaggio, un comprensorio particolarmente virtuoso, già innanzitutto perché Salento è di fatto, la Puglia meridionale è di fatto il comparto subregionale che ha una sua carta archeologica subacquea, cioè in cui il patrimonio sommerso è stato censito, documentato, verificato. Tra l'altro, l'insigne patrimonio di dati è poi confluito, che è stata opera del Dipartimento, nel gruppo di lavoro che fa riferimento a chi vi parla, è stato anche riversata, questa la forma Maris nel Salento è diventata una delle componenti della carta dei beni culturali della Puglia, il grande sistema informativo del patrimonio culturale di questa regione. Sono molte regioni che hanno una consistenza di dati, di schedatura, di censimento. Peraltro, ho avuto due esperienze di lavoro a Venezia Giulia, lì c'è il SIRPA, che è il Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale Friuli Venezia Giulia, ricchissimo. Qui c'è il SIRPAC Puglia. C'è da dire che il SIRPAC Puglia appunto è diventato addirittura strumento del piano paesaggistico, regionale, che significa veramente un enorme passo, un rivoluzionario passo in avanti rispetto appunto a una conservazione attiva in termini proprio di, come dire, uso pubblico del patrimonio. E quindi appunto sulla carta archeologica anche del Salento, della Puglia meridionale, ha anche dei numeri estremamente interessanti. Salento è la porta d'Italia, allora lo vedete poi anche come forma. Ricorda, no? Un grande, se lo vedete dall'alto, io lo dico sempre, provate a immaginarlo dall'alto, è una sorta di molo, un molo coraneo, no? Che si stacca dalla penisola e punta verso il cuore del Mediterraneo. Non poteva non essere l'approdo di una rotta, di rotte trasversali, orizzontali dall'Egeo verso Occidente, di rotte verticali dal Mediterraneo nel cuore dell'Europa. Non sapete quante somiglianze ci sono tra Brindisi ed Aquileia, proprio perché poi, no, questa rotta verticale, che magari poi da Brindisi mediava sulla costa orientale, insomma poi puntava lì, attraverso Aquileia, gate di accesso al cuore dell'Europa, ovviamente redistribuiva tutte le porte che non potevano arrivare. Era un sistema veramente interessantissimo. E quindi il Salento è ricchissimo di evidenze, no? Che sì, vedete, c'è proprio, ci sono, ecco,
vedete tutta quella punteggiatura densa di presenze che sono appunto relitti, relitti ipotetici, aree di discariche portuali, isolati e così via. Abbiamo detto la carta archeologica subacquea adesso parte della carta dei beni culturali della Puglia, quindi un sistema al servizio delle comunità, dei cittadini, degli amministratori, dei politici magari, che dovrebbero usarne di più, ma ovviamente ci sono dei punti particolarmente significativi e interessanti, penso all'area marina protetta di Torre Baceto, anche perché era in area protetta, dove abbiamo lavorato tantissimo, sia sopra, sia a terra che sott'acqua, vedete, ricostruendo il paesaggio antico, le linee di costa antico e la serie di insediamenti, di forme di popolamento che nei vari periodi affollavano questo paesaggio. Vedete, Litti con Macina, con la zavorra di Velito, in questo caso l'insediamento dell'età del bronzo, e dopo non possiamo scendere per motivi di tempo nei dettagli, ma qui c'è stata, abbiamo anche potuto ricostruire una serie di